circa dopo Pentecoste. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Cantate al Signore e inneggiate, annunziate tutti i suoi prodigi, lodate il suo santo nome, sia lieti il cuore di chi lo cerca. Cercate il Signore ed egli vi darà forza, cercate sempre il suo volto. Questa antifona all'ingresso della messa di questa ottava domenica dopo Pentecoste esprime bene il tema centrale della parola di Dio che abbiamo ascoltato, ossia la figura di Gesù, simboleggiato come re nella prima lettura, lodato ed esaltato con la preghiera nella seconda, riconosciuto come autorità superiore ad ogni autorità umana nel brano di Vangelo. Vediamo però i contenuti specifici delle tre letture. La prima è tolta dal primo libro di Samuele, scritto attorno 700-800 a.C., e narra il periodo della vita del popolo di Israele attorno al 1000 a.C., quando inizia la monarchia per gli ebrei. Di fronte alle minacce dei popoli vicini, gli israeliti desideravano un governo politicamente forte che le aiutasse ad essere fedeli all'alleanza con Dio. Per questo invocano la figura di un re come rappresentante di Dio. In un primo tempo il Signore mostra di non gradire il desiderio del popolo, ma poi acconsente e viene eletto come primo re Saul, che è, dice Samuele, della più piccola tribù di Israele e della più piccola fra tutte le famiglie della tribù. Questa sottolineatura è per non oscurare la grandezza e la superiorità di Dio e per mostrare che Dio sceglie sempre gli umili per compiere le sue grandi opere. A Saul succederà come secondo re Davide, la cui storia è narrata nel secondo libro di Samuele. In realtà il vero re, non solo del popolo di Israele, ma di tutta la storia umana, è Gesù Cristo. Gesù è l'unica persona al mondo a cui compete il titolo di re, ossia di Signore, di Padrone del mondo e degli uomini, perché ne è il Creatore e il Redentore. Questa affermazione pone a noi una domanda fondamentale. Come cristiani, cioè come seguaci di Gesù, che idea abbiamo di Gesù? Lo consideriamo davvero come il Re, ossia come il Signore, la persona più importante della nostra vita, la persona alla quale è legato il nostro destino presente e futuro?
Un giorno Gesù portò i suoi apostoli alle sorgenti del Giordano, al nord della Galilea, per farli riposare fisicamente e per istruirli spiritualmente. In quell'occasione pose due domande agli apostoli. La prima: chi dice la gente che io sia? E la seconda: voi chi dite che io sia? Questa domanda viene posta anche a noi oggi, perché ciascuno possa dare una risposta e faccia il proposito di conoscere sempre meglio Gesù, sia attraverso la lettura del Vangelo, sia attraverso la preghiera allo Spirito Santo, che ha il compito specifico di rivelare ai credenti il volto di Gesù. Il brano di lettera di San Paolo al discepolo Timoteo, seconda lettura, invita alla preghiera di lode e di ringraziamento a Dio. Dice l'Apostolo Paolo: raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini. E verso la fine del brano Paolo insiste: voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. La preghiera. Che cos'è la preghiera? Dovrebbe essere l'elemento vitale per ogni credente, come l'acqua per il pesce, come l'aria per l'uccello. I temi principali della preghiera cristiana sono quattro: la lode, il ringraziamento, la domanda di perdono e la richiesta di grazie. Sono i temi che si svolgono nella Santa Messa, che è la preghiera più importante che esista, perché l'orante principale è Gesù stesso. Per questo è opportuna la raccomandazione di essere fedeli alla messa domenicale sempre, anche durante le vacanze. Anzi, si raccomanda la partecipazione anche a qualche messa feriale durante le vacanze. È importante poi la preghiera familiare e personale per tener viva la fede. Giorni fa, visitando la casa di riposo Monsignor Meani, ho chiesto ad una signora allettata da tempo: signora, lei prega qualche volta? E lei mi rispose prontamente: è il mio lavoro quotidiano. La risposta mi ha sorpreso, edificato e anche un po' umiliato. È così che ho fatto anch'io il proposito di considerare la preghiera come il mio principale lavoro quotidiano negli anni del mio pensionamento. Pregare non per le mie intenzioni, i miei bisogni, ma per voi, per tutti, soprattutto per coloro che non pregano mai perché sono lontani dal Signore. Questa è la preghiera di intercessione. La preghiera che ha fatto Mosè sul monte per far vincere gli israeliti contro gli amaleciti, e soprattutto è la preghiera che fa Gesù sulla croce per impetrare dal Padre e dallo Spirito il dono della redenzione. Sant'Alfonso Maria de Liguori era solito dire: chi prega si salva, chi non prega si danna. La preghiera, anche quando non è fatta proprio bene per le tante distrazioni, è sempre un alimento per la fede e non rimane mai senza risposta. Anche quando mangiamo, non sempre mangiamo con appetito e con gusto, ma mangiamo per vivere e per lavorare. Così è della preghiera. Anche se non riusciamo a pregare come vorremmo, è importante che la preghiera trovi il suo spazio nella nostra giornata. E non riduciamola alla sera prima di andare a letto, quando siamo stanchi e assonnati. Un proverbio dice che le preghiere fatte a letto non arrivano fino al tetto. Si consiglia quindi di anticipare la preghiera familiare prima della cena,
quando sono tutti riuniti e consapevoli di dover pregare. Nel brano di Vangelo di Matteo, i farisei pongono a Gesù la famosa domanda, pensando così di incastrarlo: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? E Gesù risponde prontamente: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Con questa risposta Gesù riconosce l'esistenza di una duplice autorità, quella divina e quella umana. L'autorità divina è quella originaria, perché sta all'origine di tutto, mentre l'autorità umana è solo partecipata per volere divino. In questo senso l'autorità umana, ogni autorità umana, non può essere che un servizio e mai un dominio sugli altri. Nella seconda lettura San Paolo ci invitava a pregare per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere. Di solito noi ci limitiamo a criticare quelli che stanno al potere, l'autorità, ma sarebbe bene che almeno oggi facciamo una preghiera riconoscente per tutti coloro che ci governano, in ogni settore e ad ogni livello, perché il Signore li illumini e li aiuti a ricercare sempre il vero bene materiale e spirituale dei sudditi. Conclusione. Mi scuserete se faccio oggi un riferimento personale. Sento il bisogno di ringraziare tutti voi per l'accoglienza che mi avete riservato al rientro dall'aeroporto di Linate, dove sono stato cappellano per 25 anni e sono rientrato per il pensionamento. Mi sento proprio di dire che sono tornato a casa, fra la mia gente, ed è una gioia per me uscire di casa per incontrarvi per le strade o al confessionale o in altri luoghi. Un segnale forte, del tutto inatteso e impensato, della vostra cordialità e simpatia, mi è venuto dalla bellissima serata tenutasi in mio onore sabato scorso nell'auditorium dei fratelli Paolo e Davide di Sarò. Al ringraziamento per gli organizzatori della serata e per tutti i partecipanti, unisco il proposito di rimanere al vostro servizio, salute permettendo, fino a quando il Signore vorrà. Come sacerdote pensionato non avrò obblighi specifici all'infuori di quelli che la mia coscienza sacerdotale mi suggerirà. E per incominciare a sdebitarmi, offro questa santa messa secondo le vostre intenzioni, perché il Signore vi rimeriti e vi benedica sempre.